Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal coro del santuario di Santa Maria delle Grazie. Ecco oggi qui per raccontarvi e condividere la storia di Ballarino Rosa. Ci ha scritto a questo indirizzo email che vedete in sovrimpressione per condividere la storia della mamma. Ecco, invito anche tutti voi a raccontare le vostre storie, non solo storie di devozione, ma anche sicuramente i racconti dei nonni, dei genitori che hanno avuto modo di incontrare Padre Pio e avere un colloquio con lui. Ecco, cosa ha detto Padre Pio, cosa è successo in quell'avvenimento. Ecco, proprio come ha fatto Rosa. Rosa ci ha scritto la storia del papà, la storia della mamma, una mamma angosciata e nel panico perché il papà non tornava dalla guerra. Siamo nel 1941. La mamma, Angela Di Staso, classe 1921, venne qui a San Giovanni Rotondo 20 anni dopo, perché eravamo in piena Seconda Guerra Mondiale e nella disfatta della battaglia di Capo Matapan. Il papà era un marò, si imbarcò sulla regia nave Pola e durante il conflitto questa nave venne affondata e si persero le tracce per mesi. Ecco, insieme ad un'altra signora, la signora Di Pace, che era la mamma di un altro collega del papà, il cannoniere Amabile, che si era imbarcato sulla stessa nave, in segno di devozione la mamma e questa signora partirono scalze da Margherita di Savoia per chiedere notizie e una grazia a Padre Pio. Ecco, una volta che giunsero qui in convento, racconta Rosa, si misero in fila per incontrare Padre Pio, ore e ore di attesa. Finalmente Padre Pio incontrò queste due donne e soltanto a sentire questa richiesta di grazia, proprio per il papà di Rosa, che si chiamava Ballarino Salvatore, il frate rispose subito: lui è vivo e tornerà. Poi la volta della signora Di Pace, che chiese notizie del figlio, e Padre Pio disse: suo figlio è nudo, come lo ha fatto lei, e non ritornerà. Bene, racconta Rosa, dopo 7 anni di prigionia mio padre fece ritorno a casa, mentre il figlio della signora Di Pace, che l'accompagnò anni addietro in quel pellegrinaggio spirituale, non fece più ritorno. Ecco, questa è la storia. Poi noi siamo andati un po' a ricercare qual è stata la storia di questa battaglia, ecco perché ci fanno un po' pensare queste parole di Padre Pio. Ecco, il ritorno di Salvatore, ma per Amabile invece era nudo e non ritornò. Ecco, che cosa era successo? Una battaglia che venne combattuta tra il 28 e il 29 marzo del 1941 nel Peloponneso, nelle acque del Peloponneso, tra l'isolotto di Gaudo e Capo Matapan, tra la Regia Marina, tra cui c'era anche l'incrociatore Pola, e la Mediterranean Fleet britannica, che comprendeva anche delle unità australiane. Questa battaglia, che fu aspra, ci furono due grandi scontri e quindi si evidenziò l'inadeguatezza della flotta italiana. E si concluse con la vittoria dei britannici, che dominarono temporaneamente in quel momento il Mediterraneo. Quello che accadde, lo racconta il capo delle forze britanniche in quel momento, un certo Cunningham, l'ammiraglio Cunningham, disse che quando l'incrociatore era stato colpito, diversi uomini si erano gettati in mare, convinti che la nave stesse proprio per affondare, questa nave Pola, dove era il papà Salvatore. In seguito molti di questi uomini erano stati recuperati a bordo, ma il contatto con l'acqua gelata aveva iniziato a produrre casi di assideramento e per scaldarsi molti di essi si sono tolti le uniformi bagnate e si erano denudati e cominciarono ad ingerire abbondanti quantità di alcolici. E forse tra questi c'era proprio il figlio della signora Di Pace.